Emergenza coronavirus, gli aggiornamenti sul territorio lucano, intanto il punto sanitario con l'assessore al ramo lucano Rocco Leone. Servono medici per l'azienda sanitaria di Matera, ci sono bandi per specialisti iscritti all'ordine. I provvedimenti per le imprese della regione Basilicata a fronte dell'emergenza. I provvedimenti nella città di Matera in una lunga intervista al sindaco De Ruggeri. Coronavirus su TRM Network, domenica la Santa Messa della Cattedrale di Potenza, intanto il messaggio di Monsignor Caiazzo dedicato alle forze dell'ordine. Ben ritrovati dalla redazione della TRM Giornale, come di consueto prima di iniziare ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, tra poco. E apriamo subito con gli aggiornamenti sul coronavirus in Basilicata, vediamo. Casi positivi fermi a 62. Questa l'ultima comunicazione da parte della Task Force regionale della Basilicata. In particolare, dalle 18 alla mezzanotte del 20 marzo, effettuati 21 test per l'infezione da Covid-19. Tutti sono risultati negativi. La situazione quindi resta invariata. La curva in ascesa dal 17 marzo preoccupa nella città di Potenza, con 26 casi totali dopo il focolaio sviluppato il 7 marzo in un locale, ma anche in ambito ospedaliero presso il San Carlo, punto di riferimento per l'analisi dei tamponi, dove un caso di contagio ha coinvolto un cardioanestesista. La direzione generale e quella sanitaria hanno eseguito una serie di tamponi e spostamenti nei reparti, con occhio a cardiologia. Situazione complessa anche al CROB di Rionero per il contagio di due dipendenti tecnico-amministrativi, con 16 persone in quarantena nella struttura di cure oncologiche, e all'ospedale di Villa d'Agri, dove sono stati registrati 3 casi a carico di medici. Nell'area spiccano i 10 contagi a Moliterno, comune in quarantena. Il punto dalla prospettiva sanitaria l'abbiamo fatto questa mattina con l'assessore della Regione Basilicata alla Sanità, Rocco Leone, intervistato da Antonella Losignore. Sentiamo. Il punto della situazione è che non ci aspettavamo un'impennata in questi giorni, perché è finito il periodo di incubazione da quando sono arrivati gli ultimi grossi arrivi dal nord, quindi ci siamo come tempi, però al momento attuale grossi focolai non ce ne stanno. È nata una polemica sugli, ecco, operatori che hanno preso il virus. Non l'hanno preso per contatti con ammalati di coronavirus all'interno dei nosocomi, ma per fatti personali. Ok, però assessore, in questi giorni avranno lavorato questi operatori, quindi anche da parte sua nei giorni scorsi lei stesso ha sollevato la necessità di fare tamponi a tappeto al personale sanitario. Avete cominciato? È il dramma che noi abbiamo in questo momento in tutta Italia, è la mancanza di presidi di protezione personale, perché i sanitari non si ammalano se usano presidi. Quando pensa che si potrà intervenire e screenare il personale sanitario in Basilicata? La prossima settimana penso che arriveranno gli screening veloci e quindi potremo cominciare a lavorare da questo punto di vista. Li abbiamo ordinati, siamo a buon punto. Arrivano negli ultimi giorni i risultati di tamponi solo nella provincia di Potenza. Ne vengono fatti di meno in provincia di Matera? No, anzi, a Matera è stato, davanti ieri si fanno i tamponi, c'è l'attrezzo per fare i tamponi anche nell'ospedale di Matera, assolutamente no. Per esempio su Matera, 94 posti letto per i contagiati, ma i medici e gli infermieri del reparto di malattie infettive sono davvero molto pochi. Abbiamo fatto un concorso, quindi penso che il problema di personale medico non ce ne dovrebbe essere, perché dovrebbero arrivare infettivologi nuovi nei due nosocomi.
Intanto l'azienda sanitaria di Matera, per conto delle altre aziende regionali e su incarico dell'assessorato alle politiche della persona e della regione Basilicata, ha deliberato l'approvazione di 10 avvisi per il reclutamento di medici specialisti, medici iscritti al relativo ordine anche senza alcuna specializzazione, ed un biologo. Sono richiesti medici specializzati in malattie infettive, pneumologia, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza e medici anche senza specializzazione purché iscritti all'ordine dei medici. Altri 4 avvisi sono riservati agli specializzanti del 5° e del 4° anno delle branche specialistiche sopracitate. I professionisti verranno dislocati nelle strutture sanitarie dell'intero territorio regionale lucano in base alle necessità. L'azienda sanitaria di Matera ha altresì provveduto all'acquisto con procedura d'urgenza dei kit per il processamento dei tamponi per accertare la presenza del Covid-19. Il direttore generale, dottor Gaetano Annese, nell'auspicare che vi sia una positiva risposta da parte dei professionisti interessati, fa presente che è indispensabile un'attiva collaborazione di tutti i cittadini per concretizzare il contenimento pandemico. E adesso, sempre sul tema, le precisazioni del professor Lopalco, coordinatore dell'emergenza in Puglia. Sentiamo. Il numero di casi attesi è in linea con quello, appunto, che ci aspettavamo e per il quale ci stiamo preparando. Attenzione, questo non vuol dire che i casi non ci sono e che i casi non stanno aumentando. Questo vuol dire che la curva di crescita dell'epidemia, cioè il numero di nuovi casi che noi registriamo ogni giorno, è più o meno quello che ci aspettavamo, anzi forse qualcosina in meno, per cui il piano di preparazione negli ospedali è al momento assolutamente sufficiente per accogliere tutte le persone che eventualmente dovessero ammalarsi. Professore, tutti si fanno la stessa domanda: il peggio quando arriverà? È molto 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 difficile dirlo, perché tutto questo dipende dalle misure messe in campo. Ora, capisca, in questi giorni, cioè oggi, se io oggi osservo 10 casi, questi 10 casi probabilmente si sono contagiati una settimana fa, potrebbero addirittura essersi contagiati fino a 12-14 giorni fa, quindi addirittura 2 settimane fa. Quindi quello che è successo 2 settimane, una settimana fa, io lo osservo oggi. Per cui le previsioni che noi possiamo fare sono le previsioni a 24-48 ore. Ma già fra una settimana io non posso sapere che cosa succederà, perché se ipoteticamente noi oggi fossimo tutti chiusi in casa e negli ospedali non ci fosse più nessun contagio, noi fra una settimana non vedremo più un caso di malattia. Quindi capisce bene, tutto quello che succederà domani dipende da quello che facciamo noi oggi. La differenza tra decessi per coronavirus e con coronavirus è importante da sottolineare? È una scemenza. Ve lo dico con molta franchezza, non ha nessun senso, e vi spiego anche perché. È ovvio, e l'abbiamo visto, che la maggior parte delle persone che muoiono per questa malattia sono persone anziane, e quando c'è qualche soggetto più giovane molto spesso erano persone che avevano altre patologie. Però se andiamo a vedere queste altre patologie, magari è un soggetto che aveva un diabete o che aveva un problema renale, cioè sono persone che avrebbero potuto tranquillamente vivere la loro vita curandosi, curando il diabete, curando i problemi renali o curando i problemi cardiaci. Quindi il coronavirus è stato fondamentalmente la causa di morte. Quindi davvero non riesco a capire questa sottigliezza, anche perché nella pratica poi non cambia assolutamente nulla per quanto riguarda le misure di contenimento. Ieri sono stati deliberati alcuni provvedimenti dalla Giunta regionale di Basilicata proprio di sostegno all'economia lucana. Sentiamo. La Giunta regionale di Basilicata, nella seduta del 20 di marzo, ha approvato un pacchetto di primi provvedimenti urgenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, contenuti in 5 delibere predisposte dal Dipartimento Attività Produttive, lo riferisce l'assessore regionale alle attività Francesco Cupparo. Tra gli interventi figurano una misura di sostegno a favore di imprese, liberi professionisti che hanno già attivato o attiveranno a favore dei propri dipendenti un piano aziendale di smart working, l'istituzione di un fondo
fondo per la concessione di prestiti a tasso zero per microimprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti anche per esigenze di liquidità, il differimento dei termini di scadenza per l'ultimazione e l'avvio degli investimenti agevolati con strumenti di incentivazione regionale, la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati concessi da Sviluppo Basilicata a valere sullo strumento finanziario del microcredito. La Giunta ha deliberato inoltre l'adesione della Regione Basilicata all'accordo per il credito 2019, così come modificato con l'addendum sottoscritto il 6 marzo 2020 tra l'ABI e associazioni di categoria, che prevede la sospensione, tra l'altro, delle rate di mutuo attivate dalle imprese lucane per la realizzazione di programmi di investimento agevolati a valere su strumenti di incentivazione regionale. Attenti alle truffe delle donazioni alla Protezione Civile, a dirlo è l'assessore regionale alle infrastrutture lucano Donatella Merra. Attenzione alle truffe delle donazioni alla Protezione Civile, l'avvertimento dell'assessore regionale lucano alle infrastrutture Donatella Merra, che sta coordinando le attività della Protezione Civile regionale, mette in guardia i cittadini lucani Merra a non effettuare donazioni su conti correnti intestati a associazioni che millantano attività di raccolta fondi che farebbero capo alla Protezione Civile regionale. L'esponente dell'esecutivo lucano invita inoltre ad effettuare donazioni esclusivamente sul conto corrente dedicato della Regione Basilicata, che vedete in sovraimpressione con la causale donazione emergenza coronavirus. Tale conto corrente è stato attivato per sostenere gli sforzi del Servizio Sanitario Regionale e consentire l'acquisto di dispositivi medici, le cui donazioni sono arrivate al momento a circa 83.000 euro. Qualsiasi altra offerta effettuata su altri conti a nome della Protezione Civile Regionale, evidenzia l'assessore, è da considerarsi una truffa. In merito alla vicenda di un'associazione di volontariato che si è fatta mediatrice per l'acquisto di mascherine da donare, stigmatizza tale attività precisando che tale agire non risponde alla mission della Protezione Civile regionale, che non ha scopo di lucro e che agisce unicamente per la tutela della sicurezza e della salute pubblica. E adesso con la nuova ordinanza del Ministero della Salute. Nuove restrizioni in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate venerdì sera con un'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza. È necessario fare ancora di più per contenere il contagio, ha dichiarato il Ministro. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia. Le misure, che al momento sono valide fino al 25 marzo, vietano l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici e non è dunque consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, anche se è possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con l'esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumare però al di fuori dei locali. Restano aperti quelli negli ospedali e negli aeroporti, sempre con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Importante ricordare che sempre l'ordinanza prevede nei giorni festivi e prefestivi, nonché negli altri che immediatamente precedono e seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Per concorrere al rafforzamento degli strumenti di difesa e gestione dell'emergenza in atto, la Giunta della Camera di Commercio di Basilicata ha deciso di donare 80.000 euro alla Regione. La donazione, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa dell'ente camerale, rientra nell'ambito dell'operazione denominata Scacco Matto al coronavirus, realizzata attraverso la messa a disposizione di un conto corrente dedicato su cui chiunque può offrire il proprio contributo per sostenere gli sforzi del Servizio Sanitario Regionale e consentire l'acquisto di dispositivi medici. Andiamo a Potenza, assessori e consiglieri centralinisti per spesa e farmaci a domicilio. Nonostante le restrizioni e l'appello di restare a casa per contenere i contagi da Covid-19, il weekend ha alimentato la presenza di persone e mezzi con file davanti ai supermercati, anche a Potenza. Segnalazioni, posti di blocco e controlli vedono impegnati decine di volontari del centro operativo comunale della Protezione Civile, diretto dal responsabile Pino Brindisi. È incredibile da dire. Stiamo praticamente assistendo a un delirio. C'è un viavai di macchine. Persone, devo dire, a piedi di meno.
ma il traffico è il traffico quasi di una giornata normale. I supermercati pieni di alimenti, non c'è stato un momento di mancanza. C'è purtroppo una pressione, forse mediatica, spinge tantissimi ad affollarsi, ad assediarsi. Proprio davanti agli ingressi siamo purtroppo costretti a fermare e mandare la nostra polizia locale, ma anche le altre forze dell'ordine. Oggi dovrebbero essere chiuse tutti i bar delle stazioni di servizio. Beh, abbiamo trovato uno di questi bar dove c'erano addirittura 7 dipendenti del bar. È l'inverosimile. Non è per noi, è un crimine fare questo per la salute degli altri a questo punto. È davvero grave. Intanto assessori e consiglieri comunali hanno indossato i panni di centralinisti per assicurare anche al sabato il servizio telefonico 0971 415 783 destinato alla consegna a domicilio di spesa e farmaci per over 65 e persone in difficoltà. Da segnalare una gara di solidarietà per la produzione in città di mascherine da distribuire gratuitamente. Tutti hanno potuto avere dei dipartimenti regionali un minimo di dotazione, a volte esiguo. Però devo dare merito ai volontari, e devo dire in questo anche una parrocchia della città di Potenza, che stanno confezionando mascherine in TNT, mascherine in tessuto militare, e distribuite oltre 1 migliaio. L'umiltà è veramente dei grandi. C'è gente che non ha voluto farsi mai vedere, mai trovare, mai dare il nome. Stanno lavorando mattina e sera. Da Potenza a Matera, il Comune ha messo in campo nelle ultime ore altri provvedimenti per la città, come quello dei varchi aperti sul territorio comunale in corrispondenza di quelle che sono ordinariamente le ZTL, zone a traffico limitato, dando così una nuova regolamentazione degli accessi con veicoli. Provvedimento allo scopo di consentire, si legge dalla nota, alle associazioni di volontariato e familiari dei residenti nel centro storico che si trovano in condizioni di difficoltà o che sono impossibilitate ad uscire di casa, di prestare loro assistenza, oltre che di consentire a chi svolge servizi di consegna a domicilio della spesa o dei farmaci di poter transitare senza difficoltà. Di questo e di tanto altro abbiamo parlato stamattina con il sindaco di Matera in una lunga conversazione in collegamento Skype che vi proporremo in coda a questo videogiornale. Intanto provvedimenti, continua la disinfestazione, la sanificazione nel comune di Miglionico, ma ci sono nuove iniziative come quella della donazione di mascherine alle famiglie, ma anche dell'attivazione di un numero di supporto psicologico. Ne ha parlato questa mattina il sindaco di Miglionico, Francesco Comanda, in un intervento, in un post su Facebook. Vi annuncio che si è proceduto con l'acquisto di circa 1.700 mascherine da distribuire alla popolazione, sovvenzionato attraverso una urgente variazione di bilancio. Si tratta di mascherine in poliuretano, con uno strato interno in cotone, dotato di marchio CE, lavabili a 90 gradi e quindi riutilizzabili. Non vanno buttate, sono riutilizzabili lavandole a 90 gradi. A ciascuna famiglia saranno distribuite 2 mascherine e per evitare assembramenti saremo noi stessi a occuparci della consegna a domicilio, procedendo per rione. Quindi sottolineo, state tranquilli, riceverete le mascherine direttamente a casa vostra in questi giorni. Le prime 1.000 sono già arrivate, ci stiamo già attivando per le prime consegne. Un'ulteriore iniziativa che partirà prestissimo riguarda l'attivazione di un numero per il supporto psicologico, curata dalla dottoressa psicologa Michela Riccardi, che presta la sua opera volontariamente. A lei va il nostro caloroso ringraziamento perché mette a disposizione le proprie competenze in questo momento difficile le fa onore. Grazie. Naturalmente, mi preme sottolineare che la distribuzione delle mascherine non è assolutamente un lasciapassare per circolare liberamente per le strade, dal momento che restano in vigore le misure restrittive sugli spostamenti, che ancora una volta vi invito a rispettare. In fondo, ci viene chiesto di fare qualcosa di molto semplice: restare a casa. Andiamo alla pagina dei trasporti. Astra e sindacati hanno firmato un protocollo per la sicurezza proprio a fronte del coronavirus.
Un protocollo di comportamento e di garanzie che tuteli i lavoratori ma anche gli utenti. In quest'ottica Astra Puglia e Basilicata, l'associazione delle aziende di trasporto pubblico e i sindacati hanno sottoscritto un documento in base al quale si attueranno azioni volte alla difesa dal contagio da coronavirus. Un accordo fondamentale, ringrazio la disponibilità delle organizzazioni sindacali, la CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL, che hanno accolto questo appello e hanno convenuto nella necessità mettere su un accordo sui criteri con cui costituire i comitati di verifica su delle tante azioni che in questi giorni tutte le aziende pubblico, del trasporto pubblico locale in Puglia e in Basilicata stanno attuando. Questa non è soltanto una garanzia per i lavoratori, che voglio ringraziare tutti per essere in prima linea a garantire i servizi minimi in questi giorni di trasporto pubblico, ma soprattutto anche un'ulteriore garanzia per gli utenti che necessariamente in questi giorni si stanno appropriando di servizi pubblici. Colamussi ribadisce che il servizio continua pur con le dovute limitazioni. Riconosciamo alle regioni di aver fatto decreti sia in Basilicata che in Puglia che ci impongono di ridurre i servizi. Del resto erano servizi non necessari perché i nostri mezzi, per fortuna non erano molto vuoti, per cui intanto si parte anche da questa necessità. È evidente che restiamo l'unico mezzo che in questo momento garantisce spostamenti oltre le autovetture. Dalla cattedrale di Potenza, domenica la Santa Messa in diretta su TRM Network, il messaggio di Monsignor Ligorio. È un momento difficile che stiamo vivendo, ma non manca la speranza di saper guardare oltre, soprattutto facendo tesoro anche di questo momento. E non ci può essere occasione migliore di quello di riflettere per se stessi, ricomporre le relazioni tra di noi e in modo particolare trovare luce nella nostra fede nei confronti di Dio. E vorrei ringraziare TRM che ci dà questa possibilità. Domenica prossima alle ore 11 qui in cattedrale sarà celebrata l'Eucarestia, a porte chiuse naturalmente, per mostrare la nostra vicinanza a tutti voi, alla nostra Chiesa, alla nostra comunità, personalmente a ciascuno di voi, con gratitudine per coloro che si adoperano a un servizio, cominciando da voi giornalisti, operatori televisivi, che date possibilità di notizie e di immagini, spero sempre propositive e positive. E in modo particolare coloro che si adoperano al servizio degli anziani, degli ammalati, quanto bene sta fiorendo in questo atteggiamento. E anche in una ricchezza di riscoprire le nostre relazioni umane. Dal balcone ad un altro, forse neppure si sapeva chi abitasse nel passato, oggi è diventato una persona amica. Allora in questo contesto noi vogliamo celebrare questa Eucaristia domenica prossima alle ore 11 dalla nostra cattedrale, perché ci uniamo attorno alla parola, condividiamo il pane eucaristico e ritroviamo quella comunione che ci può dare pace e serenità. Auguro allora a tutti voi di essere presenti tramite il video, tramite TRM, a partecipare e vivere questo nostro atteggiamento di fede. Auguri. Ed intanto anche il messaggio del Vescovo dell'Arcidiocesi di Matera Irsina, Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo, dedicato alle forze dell'ordine. Un pensiero particolare oggi lo vorrei rivolgere soprattutto alle forze dell'ordine, a quanti stanno operando nel silenzio, compreso anche i vigili del fuoco, compreso l'esercito. Voglio dire, sono tante le persone che si adoperano in un modo speciale, particolare, per il bene nostro. Per l'ordine che deve regnare, che purtroppo vediamo che da molti è disatteso e ognuno agisce e opera secondo criteri personali, non considerando che c'è un bene superiore, che è il bene comune, che non può essere solo l'esigenza personale. Grati davvero per tutto quello che stanno facendo, per come stanno operando. Sono essenziali, fondamentali, perché
guardando loro, soprattutto in questo tempo, ci sentiamo sotto tanti aspetti anche più sicuri, più salvaguardati, anche se non sempre. Purtroppo sappiamo che è così, perché quante volte abbiamo assistito e assistiamo a scene che ancora una volta non possiamo che rigettare, rifiutare quando ci si scaglia contro le forze dell'ordine, quanti verso coloro che cercano di garantire in tutti i modi la giustizia, la pace, la serenità, la convivenza umana. E ci sono anche delle mascherine realizzate e donate da un'azienda materana. Allora, la nostra è un'azienda che si occupa di produzione di materassi, guanciali e tutti gli accessori letto. È successo che lunedì mattina della scorsa settimana, venendo in azienda, ci siamo ritrovati senza la possibilità di avere delle mascherine perché non se ne trovavano, al che all'improvviso ci siamo un attimino adoperati a costruircele per conto nostro con dei tessuti un po' così, quelli che avevamo in casa. Dopodiché abbiamo visto che invece in casa avevamo un tessuto molto particolare, in pratica è un due strati, uno spalmato in cotone e in PVC all'esterno, devo dire un tessuto abbastanza costoso perché viene utilizzato nell'ambito medico, cioè noi realizziamo dei prodotti per l'ambito sanitario. Abbiamo fatto due conti, abbiamo veramente stimato un prezzo di costo che è proprio quello del materiale, infatti abbiamo come dire, donato la nostra manodopera, la nostra, tutto il nostro impegno nel farle, però non è bastato perché le richieste erano davvero notevoli e sono arrivate da tutti i fronti, devo dire anche da regioni diverse da quelle della Basilicata. E nel salutarvi e ringraziarvi per essere stati con noi, vi lascio come promesso ad una lunga conversazione con il sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri, che annuncia i provvedimenti adottati in città dopo la piccola escalation di casi da coronavirus. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento. Con il sindaco di Matera parliamo un po' degli ultimi azioni messe in campo dalla città a fronte di questa piccola escalation di casi positivi da Covid-19 nel territorio cittadino. Quali azioni state mettendo in campo e quali saranno le prossime? Buongiorno a voi e grazie per il contributo che date alla diffusione delle notizie e degli avvisi. Noi stiamo lavorando per operare questa persuasione costante e continua nelle coscienze delle donne e degli uomini di Matera, perché noi stiamo in una lotta totale con un nemico invisibile e insidioso, che per vincere questa insidia e questa influenza virale l'unico rimedio che abbiamo è quello di star chiusi in casa e non essere aggrediti da questa operazione virale. Questo è l'invito che il sindaco ritorna a fare, dicendo che qui non si scherza. Noi vediamo cosa avviene altrove, si contano i morti. Se noi non ci indossiamo l'abito del rigore, del dovere, noi cominceremo a contare anche i morti nella città di Matera. Io vedo che purtroppo ci sono personaggi che hanno preso sotto gamba questo problema. Siamo in una dichiarazione di guerra contro un nemico invisibile che è in agguato, e si risolve questo problema soltanto difendendoci, stando in casa, isolati. Se non si comprende questo, noi corriamo il rischio di uscire fuori da questo momento ancora di tranquillità, usiamo questo termine, perché i contagiati a Matera sono 10, ma come sapete, come è avvenuto altrove, questo numero può diventare una crescita esponenziale
di ammalati, e gli ammalati portano poi alle due conseguenze, quella finale per alcuni e il carico di presenze negli ospedali che non sono più in grado di fronteggiare questa malattia. Questo è l'invito che io faccio. Quindi quando si va al supermercato, distanziatevi, non create masse umane, perché lì scatta l'operazione della infezione. E nel momento in cui ci sono 6, 7, 8 persone vicine, che può il virus aggredire coloro che sono lì presenti, se c'è qualcuno portatore di questa virulenza e di questa malattia. Detto questo, il Comune di Matera ha messo in atto, diciamo, azioni legate a contenere questa aggressione. E quindi il 25 febbraio abbiamo creato il centro operativo comunale della Protezione Civile e abbiamo individuato due numeri importanti. Il primo, legato alle emergenze e alle esigenze dei cittadini, che è l'826-26-67. Il secondo, in collaborazione con la cooperativa Lilith e la Croce Rossa, il numero verde è 800-034-566 per dare un ausilio ai soggetti che sono, diciamo, in disagio personale, per poter ricevere in casa gli alimenti o per poter ricevere in casa i medicinali. Come ultimi dati operativi abbiamo, come voi sapete, eliminato le ZTL dal centro storico per favorire l'accesso soprattutto ai distributori dei pranzi, quelli da asporto, che possono portare tranquillamente il cibo alle persone anziane o ai nuclei familiari che ritengono di rimanere anche chiusi in casa e non andare a fare la spesa. E c'è stata una richiesta cortese, ma puntuale e costante, per cui noi abbiamo ritenuto di aprire i varchi. Ovviamente saranno puniti duramente coloro che abusano di questa apertura per transitare liberamente e in maniera disinvolta. Altro aspetto che abbiamo segnato è questo spicheraggio nella città, che è un atto di richiamo alla responsabilità dei cittadini. È un'allerta, perché molte volte non si vivono queste tragedie e sembra che sia una lettura di problemi altrui e non propri. Noi dobbiamo prevenire che Matera diventi un focolaio di infezione. E quindi questa informazione continua, costante, questo stillicidio anche verbale di questi altoparlanti che avvertono la comunità di stare in allerta e di non vivere un momento di sciatteria o di distrazione, e mi è sembrato importante. Poi abbiamo anche potenziato la presenza dei vigili urbani nella città e quindi sono stati richiamati dalle ferie tutti gli agenti di polizia municipale, e quindi da lunedì mattina tutti gli agenti in servizio saranno su campo a presidiare la città di Matera. Per il resto siamo legati a quello che è stato già fatto. Abbiamo chiuso i parchi, abbiamo, come voi sapete, anche neutralizzato tutta la presenza dei dipendenti comunali nella struttura municipale, lasciando solo i presidi essenziali, l'anagrafe, lo stato civile, quello cimiteriale, la polizia municipale, per le esigenze e per le urgenze immediate. Stiamo lavorando
con la prefettura e con la regione per vedere come infittire questo rigore, che è stato anche legato alla riduzione delle corse del trasporto pubblico urbano. Quindi si sta lavorando per vedere di creare una diga rispetto a questa aggressione virale, a questa malattia insidiosa che è diventata la malattia del mondo. E chi dobbiamo difenderci da questa malattia con l'unico arma che abbiamo, quella di essere chiusi nella casa e non dare esche, occasioni a questa virale presenza di aggredirci e di infettarci. Questo è il richiamo del sindaco. Ecco, volevo sindaco, ancora dire con sì, molta franchezza, non è da prendere sotto gamba questa situazione. Siamo in un momento di grande tensione e di grande drammaticità. Noi risolveremo il problema rispettando le regole, diventando cittadini severi, rigorosi, rispettosi dei doveri che noi portiamo addosso come cittadini e, come ho spesso detto e ritorno a dire, diventare sentinelle di noi stessi e sentinelle della vita degli altri, perché una nostra sciatteria può infettare gli altri e gli altri possono arrivare anche a un esito letale. Non possiamo avere questi scrupoli, non possiamo avere il dolore degli altri come noi, come causa efficiente del dolore degli altri. Prendiamoci conto della condizione terribile in cui viviamo, perché prima risolviamo questo problema e subito possiamo riprendere a vivere con fiducia in questa città e a riprendere il percorso vincente di questa città, perché questa città ha ancora le risorse per ritornare a essere quella che era 3 mesi fa, il faro del mondo, l'obiettivo delle mete turistiche, il punto di riferimento di un mezzogiorno vincente. Non possiamo dimenticare quello che siamo stati e dobbiamo lavorare per ritornare ad essere quello che siamo stati, perché abbiamo tutte le condizioni per farlo. E noi stiamo lavorando anche d'intesa con la Regione e con la PT già di predisporre momenti di promozione, di valorizzazione e di rilancio della città turistica non appena saremo vincitori di questo momento terribile. Però per essere vincitori dobbiamo essere prima combattenti, e si combatte questa insidia, si combatte questa coronavirus con questa semplice operazione: rimanere non in tristezza, ma in fiducia nelle proprie abitazioni. Bene, grazie sindaco. Grazie a voi e complimenti per quello che fate. Grazie. Fate un lavoro che serve a diventare sempre più combattenti per essere poi vincitori domani. Grazie di cuore sindaco, a nome di tutta la redazione ovviamente. Grazie.